Carissimi amici, buonasera e benvenuti o bentornati sul canale Peripatetici Digitali. È possibile superare la crisi di una società? Proviamo a rispondere a questa domanda insieme al filosofo Auguste Comte. Per passare da una società in crisi a quello che possiamo definire un ordine sociale, c'è prima di tutto bisogno di sapere. La conoscenza è fatta di leggi che sono provate sui fatti. Bisogna quindi trovare le leggi della società se vogliamo risolvere la crisi. Precisamente Comte scrive: è nella prevedibilità razionale dello sviluppo futuro della convivenza sociale che si può riassumere lo spirito fondamentale della politica positiva. Ma cerchiamo di comprendere meglio che cosa Comte intendesse con questa affermazione. È possibile per la sociologia stabilire attraverso il ragionamento e le osservazioni le leggi dei fenomeni sociali, così come alla fisica è possibile stabilire le leggi che guidano i fenomeni fisici. Comte divide la sociologia o fisica sociale in statica sociale e dinamica sociale. La statica sociale studia le condizioni di esistenza comuni a tutte le società in tutti i tempi. Tali condizioni sono la socievolezza fondamentale dell'uomo, quindi il nucleo familiare, la divisione del lavoro che si concilia con la cooperazione, diciamo, degli sforzi di tutti. La legge fondamentale della statica sociale è la connessione tra i diversi aspetti della vita sociale. Una costituzione politica non è indipendente da fattori economici e non è indipendente da fattori culturali. La dinamica sociale studia le leggi di sviluppo della società. La sua legge fondamentale è quella dei tre stadi. Legge che è seguita anche dal progresso sociale. Per saperne di più in merito, potete ascoltare uno dei video che è stato pubblicato precedentemente su questo canale. Vi lascio il link in descrizione. Allo stato teologico, avevamo infatti precisato, corrisponde la supremazia del potere militare. È il caso, ad esempio, del feudalesimo. Allo stato metafisico corrisponde la rivoluzione che, Comte precisa, inizia con la riforma protestante e culmina con la rivoluzione francese. Allo stadio positivo corrisponde la società industriale. Ora, le vie per il raggiungimento della conoscenza sociologica sono, per Comte, l'osservazione, l'esperimento e il metodo comparativo. L'osservazione dei fatti sociali è un'osservazione diretta inquadrata nella teoria, cioè nella teoria dei tre stadi. L'esperimento in sociologia, osserva Comte, non è così semplice come in fisica o in chimica. Infatti, non si possono mutare a piacere le società. Ma in sociologia, come in biologia, i casi patologici, alterando il normale nesso degli eventi, sostituiscono in un certo senso l'esperimento. Il metodo comparativo studia le analogie e le differenze tra le diverse società nei loro rispettivi stadi di sviluppo. E secondo Comte è il metodo storico che costituisce la sola base fondamentale sulla quale possa realmente fondarsi il sistema della logica politica.
Carissimi amici, spero che questo video possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like. Vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale per essere aggiornati sui prossimi contenuti. Grazie e buona serata a tutti.